benvenuto nel canale Sports Today con le ultime notizie. Come punto si avvicina l'addio a fine stagione di Paredes, pronto ad essere scaricato dalla Juventus, l'argentino è però pronto ad approdare alla rivale a sorpresa. Con la stagione pronta ad entrare nella fase finale più calda, in casa Juventus si tirano anche le somme sull'ultimo calciomercato estivo, che ad oggi si sta dimostrando non del tutto azzeccato sul fronte acquisti. Tra i più grandi flop di mercato figurano in primis i casi riguardanti il centrocampo bianconero, che sulla carta doveva uscire decisamente rinforzato dopo la sessione estiva. Invece ad oggi sia Pogba che Paredes, ovvero i due colpi più importanti compiuti in mezzo al campo, si stanno rivelando come due clamorosi flop. Il francese, complice anche una pessima gestione degli infortuni, è praticamente rimasto sempre fermo ai box, mentre l'ex Roma non ha quasi mai convinto con le prestazioni fornite sul rettangolo verde. La futura permanenza di quest'ultimo in particolare sarebbe di fatto già saltata, in quanto la Juventus non avrebbe la minima intenzione di procedere con il riscatto del suo cartellino per i 20 milioni di euro accordati col PSG. La carriera dell'argentino potrebbe però comunque proseguire in Serie A, con un club in particolare già pronto all'assalto in estate. Approdato nell'ultimo giorno del calciomercato estivo per innalzare sensibilmente il centrocampo della Juventus, Leandro Paredes ad oggi è però già poco più che un separato in casa. Infatti il classe 94 non è di fatto mai entrato stabilmente nelle gerarchie di Massimiliano Allegri, che in quest'ultimo periodo in particolare non lo sta più prendendo in considerazione. L'ex Roma è infatti reduce da ben 4 panchine complete negli ultimi 5 match, con appena 13 minuti di gioco macinati ed un futuro già scritto. Sì, perché la vecchia signora ha già ben chiaro il da farsi nei confronti del centrocampista, che in estate farà ritorno al PSG. Sarà però un ritorno in Francia solamente momentaneo quello di Paredes, che finirà nuovamente sul mercato vista l'intenzione già conclamata da parte dei rossoblù di non puntare più sulle sue qualità. A tal proposito, l'Inter avrebbe già espresso parecchio interesse per l'acquisizione, nuovamente in prestito, del classe 94. L'argentino sarebbe infatti ritenuto il rinforzo ideale dalla dirigenza meneghina, alla ricerca di colpi, preferibilmente low cost, in mezzo al campo vista l'imminente partenza di Gagliardini e la permanenza tutt'altro che certa di Marcelo Brozovic. Dopo la fallimentare avventura bianconera, riuscirà Paredes a rilanciarsi con successo proprio tra le fila del club meneghino? Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen older men, nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Oh, if there is just one more.